Mille delegati da tutto il mondo, 400 musei scientifici e science center coinvolti. Ecco i numeri di Excite, grande congresso ospitato dal 4 al 6 giugno al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Ma nonostante l'atmosfera di festa, non mancano i problemi. Non ci sono soldi dentro qua, ci sono solo da portarli i soldi. Fino a quest'anno non eravamo a posto assolutamente neanche per le centrali termiche, neanche con nulla osta dei vigili del fuoco. Io mi sono assunto anni la responsabilità sulla sicurezza di questo museo, rischiando di persona moltissimo, perché nel caso ci fosse stato qualche incidente importante l'avrei pagato sulla mia pelle. Però l'alternativa era chiudere il museo. Alla cerimonia di inaugurazione c'erano anche il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, e il ministro all'istruzione, Maria Stella Gelmini, che hanno rinnovato le loro promesse di aumentare i fondi per la scienza e per la cultura. Occorre un forte investimento nel capitale umano, occorre dare opportunità, valorizzare i nostri ricercatori. Ma la vita quotidiana è ancora fatta di lotte per trovare i fondi. L'Italia investe meno rispetto alle altre nazioni europee. Prova ne è il fatto che il museo si finanzia per il 70% grazie a fondi privati. Ecco che cosa racconta Janez Potocnik, commissario europeo per la scienza e la ricerca. Purtroppo, nonostante il fatto che l'Italia sia tra i paesi più industrializzati, ha un livello di investimenti tra i più bassi di tutta l'Unione Europea. Nonostante le difficoltà, si punta all'eccellenza. Dal prossimo anno Milano, insieme a Gothenburg e Monaco, sarà una delle uniche tre città europee ad ospitare un Open Nano Lab. È un laboratorio come quelle delle università, dove gli scienziati lavorano ogni giorno con i loro strumenti e fanno ricerche. Ma i visitatori del museo possono entrare e osservare gli scienziati, fare domande e discutere delle ricerche. La nuova parola d'ordine per i musei scientifici è interattività. Per attirare nuovi visitatori è necessario offrire laboratori che permettano di fare esperimenti scientifici e la mancanza di fondi si fa sentire in maniera sempre più forte. Oggi la museologia impone, per essere aggiornata, investimenti molto più importanti di quello che avveniva qualche anno fa. Oserei dire 8-10 volte di più che non 15 anni fa. La contemporaneità è un lavoro quotidiano e noi stiamo recuperando una situazione pregressa molto grave e nello stesso tempo cerchiamo di rimanere agganciati alla contemporaneità. Oggi il museo contemporaneo dovrebbe essere un museo che parla di scienza, di tecnologia, di natura e di arte. Quindi il museo totale, quello è il sogno di chi fa il mio mestiere.